Mo' la conferenza stampa. Inizieremo prima con le domande in italiano, che girerò io all'allenatore, e poi seguiremo con le domande dei colleghi rumeni. Mister Fonseca, Lanza le chiede: vista l'emergenza in difesa che dovrà affrontare con il Cluj, quale giocatore tra Mancini, Bagnez, Smalling pensa possa avere una chance di recuperare per la gara di campionato con il Napoli? Prima facciamo la traduzione. Prima di iniziare le questioni, mi piaceva di parlare di Diego Armando Maradona. Io ho ricevuto le notizie, la triste notizia di Maradona, e mi dispiace tanto che magari il maggior idolo di tutti noi in calcio è morto, e mi dispiace tanto e penso che è un giorno triste per tutti gli amanti di calcio. Non so se... Sì, facciamo dietro tradurre. Sulle questioni, vediamo come sarà questi giorni. Io sono ottimista con la recuperazione di questi tre giocatori, Bagnez, Mancini e Chris. Vedremo dopo di questa partita se possiamo contare con loro. Il Corriere della Sera invece le chiede: viste le tante assenze, pensa di riproporre la difesa a 4 o può adattare un esterno al centro per giocare a 3? Vediamo domani. Abbiamo la possibilità di giocare in due sistemi, ma io non voglio cambiare molto. In questo momento è vero che solo abbiamo un difensore centrale, che è Juan Jesus, abbiamo Cristante che può giocare in questa posizione, che ha giocato tante volte. Vediamo domani come sarà. Corriere dello Sport invece le chiede se secondo lei oggi la Roma è tra le squadre che giocano meglio in Italia. No, non devo essere io a fare questa valutazione, questa analisi di se siamo la squadra che gioca meglio. Penso che stiamo giocando molto bene, ma e stiamo vincendo, quello che è più importante. Ma non devo essere io a fare questa valutazione. Il romanista le chiede: ci incuriosiva la parabola di Spinazzola, è divenuto probabilmente con Teo Hernandez il più forte terzino sinistro della Serie A, pur essendo destro di piede, e non è comune per un esterno basso. Come alternativa, un ragazzo ancora tutto da scoprire, Calafiori. Come pensa di poter gestire le energie nel ruolo, dovendo giocare 9 partite in 27 giorni? Per domani giocherà Calafiori. E io solo sto pensando nella partita di domani. È vero che
Spinazzola sta giocando sempre molto bene, ma penso che in questo momento è importante gestire principalmente i giocatori che hanno giocato più e domani giocherà un giovane Calafiore in cui noi abbiamo totale fiducia. Adesso un paio di domande da parte dei colleghi rumeni. Credeți că Roma e favorită certă în meciul de mâine seară? Pensa che la Roma è la favorita certa di domani sera? Il favoritismo se prova in campo. Per me questo tipo di questione non è importante. L'importante è quello che possiamo fare in campo. E domani abbiamo qui, sono sicuro di questo, abbiamo qui una partita molto difficile. Cluj è principalmente a casa una squadra molto, molto forte. Loro vogliono dimostrare che sono una squadra molto più forte di quello che hanno dimostrato a Roma. Io sono sicuro che sarà una partita totalmente diversa e sarà una partita molto difficile per noi. Echipa favorită se dovedește în teren. Acest tip de întrebări nu e important, ci ceea ce facem în teren. Mâine vom avea o partidă grea, Clujul joacă acasă, este o echipă puternică, vrea să demonstreze cu siguranță că e mai puternică decât ceea ce a arătat la Roma și va fi o partidă grea. Ultima întrebare pentru mister. Vă îngrijorează problemele pe care le aveți cu fundașii centrali? E preocupată pentru problemii che ha con i difensori centrali? Sì, è normale essere preoccupato quando non abbiamo 5 difensori centrali, ma questo non può essere una scusa. Abbiamo qui domani una squadra pronta per affrontare una squadra forte, per lottare, per vincere questa partita. Non sono escluse l'ausenza di questi giocatori. Da, è normale să fie îngrijorată, dar nu poate fi o scuză aceasta. Avem o echipă gata să joace mâine, bine, să lupte și să vină. Passiamo alle domande per Amadou Diawara. La Gazzetta dello Sport ti chiede: sei stato fuori 3 settimane per via del Covid. Dal punto di vista fisico, come stai e quanto ha influito su di te? Ai stat deoparte 3 săptămâni din cauza Covid-ului. Cum te simți din punct de vedere fizic? Fizicamente sto bene. Sicuramente non è stata una cosa buona per me stare fermo 3 settimane. Ma adesso sto bene, e mi sono allenato bene e sono concentrato sulla partita di domani. Sigur că fizic sunt bine acum, dar nu a fost bine că am stat 3 săptămâni departe de joc. Acum sunt bine și mâine pot juca. Il Tempo ti chiede: sul tuo futuro si continua a parlare di una possibile partenza. C'è qualcosa di vero? Anche il tuo agente lo ha detto a fine mercato. No, io... Io sto a Roma, sto benissimo a Roma, e la gente fa il suo lavoro, io penso sempre al calcio, penso a dare il meglio a Roma perché è importante fare bene qui e penso solo a Roma. O singură întrebare pentru jucător. Cum vezi tu meciul de mâine seară cu CFR Cluj, echipă pe care ați învins-o în tur categoric cu 5-0? Una sola domanda per te. Come vedi la partita di domani sera con la CFR che avete battuto con 5-0? Sicuramente la partita di domani sarà una partita diversa. Sappiamo che è molto difficile battere questa squadra qui. Noi abbiamo preparato bene la partita, speriamo di vincerla. Va a essere una partita con sicurezza differita, è un'equipa
Grazie mille. Grazie.